Saluto il dottor Vincenzo Ioffredi, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie, grazie di essere collegato qui con noi. Allora, subito le giro, perché prima abbiamo avuto collegato Ermanno Pieroni, che ovviamente non ha, l'ha detto lui stesso, no, titolo giuridico, perché diciamo rappresenta solo a livello tecnico comunque l'imprenditore e altri imprenditori, Giorgio La Cava, e appunto ci riportava, ecco, un po' la sorpresa, no, che hanno avuto questi imprenditori all'uscita del bando, cioè per una cifra che è diventata superiore rispetto a quella che loro si aspettavano in riferimento anche a queste rateizzazioni inserite nel bando. Ecco, ci può spiegare, ecco, come, perché, ecco, sono state inserite, giusto per capire come si è arrivati poi alla stesura di questo bando? Allora, non so quali fossero le aspettative. Mi sentite? Sì, sì. Non so quali fossero le aspettative degli imprenditori in termini economici. Noi come curatori abbiamo fatto una ricognizione di tutte le varie situazioni, giungendo alla determinazione di un bando che potesse essere quanto più preciso, pur evidenziando che alcune partite hanno necessità comunque di ulteriori verifiche e approfondimenti, perché sono chiaramente dettate anche dall'andamento dei costi e delle spese nel periodo successivo. Quindi abbiamo classificato gli oneri e gli obblighi a carico del soggetto aggiudicatario, laddove abbiamo previsto che per quanto riguarda gli obblighi nell'immediatezza, quindi per poter partecipare con un'offerta corretta, sono quelli sia relativi alla parte della valutazione dell'azienda di 77.500 euro, sia quelli di circa 300.000 euro, anche qui una somma variabile, potrebbe diminuire perché potrebbe risentire degli incassi da parte della Lega sulla creditoria sportiva. E poi c'è una debitoria sportiva, diciamo, pressoché nota già al momento in cui noi siamo entrati come curatori, che riguarda quindi oneri ai quali gli aggiudicatari dovranno far fronte, oneri che in parte sapete bene, perché è di dominio pubblico il fatto che la Lega ha provveduto a escutere una fideiussione, probabilmente ci sarà l'incasso, forse avverrà nei termini del 30 giugno, forse no, quindi qui c'è un altro punto interrogativo sull'incasso di questa fideiussione scussa dalla Lega, che potrebbe ulteriormente fare abbattere la debitoria. E poi c'è la debitoria a scadere, che è quella relativa all'esercizio corrente del campionato in corso, e poi ci sono quelle rateizzazioni già effettuate, già programmate, che hanno scadenza 2023-2024, che sono sempre debitoria sportiva relativa a INPS, INAIL e altre partite creditorie, e noi ci siamo limitati a fare quindi una ricognizione anche di quelle che erano le scadenze rateizzate. Ecco, loro ci parlavano di circa 1.400.000, sommando tutto questo. Ma bisogna anche saper leggere correttamente queste cifre, perché in termini assoluti assume un valore, questo valore però poi va calato nella realtà degli impegni, e quindi noi abbiamo nel bando diviso quello che è un obbligo rispetto a quello che è un onere a carico dell'aggiudicatario. Quando diciamo onere, ovviamente dipenderà dalla gestione che l'aggiudicatario andrà ad effettuare, ad esempio potrà sulle rateizzazioni trovare nuovi accordi con l'Agenzia delle Entrate, ci sono le rottamazioni, ci sono tanti strumenti per poi gestire quello che è l'onere a carico dell'aggiudicatario. Quindi ad oggi quella che è la esigenza reale in termini economici per partecipare subito all'asta ed assicurarsi quindi la gestione dell'azienda della Unione Sportiva Arezzo, è far fronte a questi 300.000 euro circa, che potrebbero anche diminuire nel corso della gestione provvisoria, sia dalle spese
che noi come curatori continueremo ad affrontare per garantire la partecipazione al campionato alla squadra, quindi le trasferte, la trasferta di Cuneo, la trasferta di Olbia. Stiamo sostenendo spese che andranno ad assorbire, andranno a diminuire questa debitoria di periodo che dovrà essere diciamo affrontata come obbligo da parte dell'aggiudicatario, quindi ci sarà comunque una diminuzione di quella debitoria sia per le spese che andremo ad affrontare noi come curatori sia per gli incassi dei crediti sportivi, quindi qui parlare in termini assoluti rischia di portare fuori strada rispetto a quelle che sono poi le esigenze necessarie. Ecco, l'altro punto che era stato sollevato prima, parlando anche dei precedenti del Vicenza di quest'anno, del Como della passata stagione, cioè sulla tempistica, cioè se si poteva avere una tempistica maggiore. Ma sulla tempistica maggiore noi l'abbiamo chiarito subito al momento in cui ci siamo insediati. Ma non l'abbiamo chiarito solo noi, l'ha chiarito anche il Tribunale con la sentenza che ha autorizzato l'esercizio provvisorio. Intanto è stato possibile avere l'esercizio provvisorio in quanto è stato possibile far fronte alla scadenza del 16 marzo. Intanto sarà possibile proseguire l'esercizio provvisorio se si riesce a far fronte alle ulteriori scadenze che abbiamo mese. Il problema è proprio questo, noi come curatori siamo stati ben chiari nel rappresentare la situazione, non abbiamo la finanza necessaria per proseguire l'esercizio provvisorio. Laddove la prosecuzione dell'esercizio provvisorio non è solo quella collegata alla trasferta, quindi semplicemente ai costi inerenti alla semplice trasferta, ma anche a tutti i costi che maturano ogni mese sull'esercizio provvisorio, quindi gli stipendi dei calciatori, dei tesserati, dei dipendenti, le ritenute nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, quindi tutti quegli adempimenti che sono specifici per la prosecuzione del rapporto. Noi abbiamo potuto far fronte agli adempimenti precedenti grazie all'intervento finanziario di Orgoglio Amaranto e degli imprenditori, come a voi noto. Non possiamo più far fronte all'esercizio provvisorio perché non abbiamo ulteriori apporti finanziari che consentano di affrontare tutte le spese dell'esercizio provvisorio. Cosa vuol dire? Rinviare l'asta oppure fare altre aste in successione vuol dire andare avanti e aumentare la debitoria dell'esercizio provvisorio senza avere certezze di coperture. Questa è la realtà dei fatti. Quindi se malauguratamente lunedì non ci fossero offerte, non ci potrebbe essere una seconda asta? No, diciamo che forse il problema lo posto anche al contrario. Nel momento in cui noi abbiamo la copertura dei costi nell'ambito dell'esercizio provvisorio, potremmo anche ipotizzare eventuali altre aste. Allo Stato non abbiamo copertura sull'esercizio provvisorio. Come a dire, se nel caso in cui dovessero esservi interventi finanziari anche estemporanei, così come è avvenuto per la scadenza del 16 marzo, che ci consentano la copertura dell'esercizio provvisorio, potremmo fare questa valutazione. Del resto, come dicevo prima, il Tribunale è stato chiaro nel rimettere la verifica circa la possibilità di continuare l'esercizio provvisorio. Ad oggi questa verifica non ci consente di ipotizzare una prosecuzione dell'esercizio provvisorio, salvo poi dovessero arrivare ulteriori risorse da terzi, così come sono arrivate fino ad ora, che hanno consentito la prosecuzione dell'esercizio provvisorio, chiaramente è un altro scenario e andrà valutato. Quindi noi comunque ad oggi la situazione dell'esercizio provvisorio non è tale per poter essere proseguita oltremodo. C'è una domanda di Piero Ferruzzi, che è il presidente del Panathlon di Arezzo. Piero. Quindi, se non erro, lei sta dicendo, e mi corregga se sbaglio, che se oggi, se il 16, entro insomma questa data, ci sarà comunque una copertura, ad esempio, delle spese del mese di aprile, potremmo andare ulteriormente slittare di qualche tempo. Sì, è corretta la sua affermazione, e proprio per questo noi nel bando
e avvalendoci chiaramente della consulenza del nominato stimatore, abbiamo rappresentato anche gli oneri necessari mese per mese, in modo che di modo da dare una rappresentazione corretta anche di quelle che sono le esigenze via via che andranno a scadere e a maturare. Noi già oggi ipotizziamo e sappiamo che il mese di aprile di gestione, ma questo non solo esercizio provvisorio o non esercizio provvisorio, sappiamo che la Unione Sportiva Arezzo costa ogni mese un importo a titolo di spese generali, a titolo di spese di trasferte, a titolo di tutte le spese corredate per lo svolgimento delle partite, gli steward, il vitto, l'alloggio, gli stipendi, gli emolumenti e quindi anche la parte fiscale. Noi già l'abbiamo stimata mese per mese, quindi sappiamo quanto costa aprile, sappiamo quanto costa maggio, sappiamo quanto costa giugno, in modo che anche l'aggiudicatario sa che comprando l'azienda dovrà affrontare a maggio quegli importi, a giugno gli altri importi. Ovviamente non siamo in grado noi come curatori nell'ambito dell'esercizio provvisorio di sostenere gli importi di aprile, di maggio, di giugno, questo è evidente. Certo. Perché forse qui, ecco, l'errore parte da in questi termini, perché si va in valore assoluto, come lei diceva inizialmente, e giustamente lei ha detto che è un errore andare in valore assoluto, si dice serve, faccio una cifra a caso, 1.300.000 euro. Scusi se la interrompo, è un errore andare in valore assoluto, perché bisogna poi tarare questo valore assoluto. Quindi come onere vero a carico, è vero che è un onere a carico dell'aggiudicatario, ma è un onere che andrà ad essere gestito dall'aggiudicatario, poi sarà l'aggiudicatario verificare in che modo, in che termini questo onere andrà pagato per consentire l'affiliazione al campionato, l'affiliazione alla federazione e la prosecuzione del campionato. Quindi poi secondo le capacità imprenditoriali e secondo le scadenze, quindi anche quelle federali, quindi una volta che poi l'aggiudicatario avrà l'azienda in proprietà, provvederà a gestire nel dovuto modo queste scadenze. Perfetto. Di certo il milione non serve subito per partecipare all'asta e non serve entro il mese di aprile, questo è chiaro, è evidente. Certo.